autorevoli rappresentanti sia del mondo politico che del mondo istituzionale, docenti, tutti, studenti, ragazzi, personale tecnico-amministrativo del Politecnico, signore e signori, questo momento costituisce una straordinaria occasione per poter affermare ancora una volta quanto, e questo ve lo dico come assessore con delega alla ricerca, all'innovazione, alle attività produttive, sia fondamentale investire in formazione, in ricerca e innovazione. Dalla crisi, infatti, uscirà più velocemente chi saprà far crescere la competitività e attrattività del territorio con il coraggio, soprattutto del territorio lombardo, investendo in ricerca e innovazione. È l'innovazione il vero motore della crescita ed è l'unico strumento imprescindibile di competitività fra i paesi. Partecipare a un evento così importante per il vostro Ateneo, che ci dà oggi l'opportunità non solo di rafforzare e di rinnovare quella reciproca stima che ci lega, che esiste tra Politecnico di Milano e Regione Lombardia, ma soprattutto di focalizzare le nostre azioni comuni per rispondere più efficacemente e prontamente alle sfide che l'attuale contesto ci offre. Il decano professor Bracchi ha Nell'introduzione ha focalizzato su alcuni punti fondamentali e vorrei premettere che esistono alcuni principi trattati, principi di metodo che accomunano la vostra istituzione, Politecnico e Regione Lombardia. Il tema della sinergia, citato anche dal nostro sindaco Pisapia, della messa a sistema delle risorse e dello sviluppo di una progettualità condivisa, una strada che Regione Lombardia anche in questa nuova legislatura ha intrapreso e che significa una maggior condivisione, una maggior collaborazione, una maggior condecisione. Metodo che io definisco di governance partecipata, un percorso comune che partendo dall'ascolto, dalla ricognizione, ci porti alla condivisione, alla coprogettazione delle politiche attraverso un coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del mondo dell'impresa, della ricerca, delle istituzioni e della società civile. Solo questa compartecipazione responsabile che ci permetterà di disegnare soluzioni sostenibili per dare risposte concrete, credibili ai bisogni del territorio, ai bisogni delle imprese e a quelli della società del suo complesso. Ma un grande sistema territoriale accompagna il rafforzamento delle sinergie tra soggetti interni, l'università, i poli di ricerca, le imprese, le società civili, le istituzioni, però ci permette una grande apertura al mondo ed è questa apertura che è il secondo principio che ci accomuna. Questo nasce dalla consapevolezza che oggi l'elemento determinante dello sviluppo dei sistemi territoriali è la capacità di stringere alleanze internazionali, di mettersi in rete con altri sistemi, di attivare confronti e soprattutto di realizzare collaborazioni virtuose. La grande opportunità che vedo per una regione come la nostra, come la Lombardia, che vanta una millenaria propensione all'internazionalizzazione, è quella di costruire reti internazionali per condividere, valorizzare e modellizzare le esperienze più avanzate e innovative. E qui un ruolo da protagonista è giocato indubbiamente dal sistema universitario lombardo, che rappresenta per la sua vastissima offerta formativa, per la varietà dei campi di ricerca, oltre che per l'alta, ampissima percentuale di occupazione post laurea, una risorsa ad alta attrattività internazionale. E all'interno di questo sistema il Politecnico si distingue con una punta di assoluta eccellenza. La Lombardia, anche in un contesto in cui viviamo ora, grazie alle sue università, può vantare una straordinaria ricchezza, un prezioso tesoro di conoscenze da custodire, un inestimabile patrimonio di capitale umano da valorizzare. La ricchezza però del nostro sistema universitario non può che essere letta all'interno della storica vocazione della Lombardia all'innovazione.
Da sempre, perciò, Regione Lombardia pone il tema della ricerca e dell'innovazione tecnologica in cima, in maniera prioritaria, all'agenda delle proprie politiche. Facilitare l'insediamento di attività produttive ad alto valore aggiunto, valorizzare le risorse umane, favorire il reclutamento dei giovani talenti, sono obiettivi che quotidianamente proseguiamo, è proprio in discussione in questi giorni nelle commissioni consiliari preposte, la quarta commissione, una proposta di legge che tratta di libertà di impresa e competitività, in cui un ruolo strategico è giocato dalla ricerca e dell'innovazione. E lo facciamo secondo una strategia organica e trasversale, proprio a partire dalla consapevolezza che i grandi risultati si raggiungono e li possiamo raggiungere solo insieme, un gioco di squadra. Integrare gli interventi, coordinare gli attori coinvolti, mettere a patrimonio e a fattore comune le risorse. È la strada giusta per dare più competitività alla Lombardia e all'intero paese. Ma permettetemi una considerazione: tutto ciò non sarebbe possibile senza un reale e concreto investimento nel capitale umano. Scommettere sui giovani e sui loro talenti è proprio questa, a mio giudizio, una delle vie maestre per uscire dalla crisi economica. La rinascita, prima che da buone politiche e nuovi modelli di sviluppo indispensabili, parte dalle persone. Ecco perché un luogo di educazione e di formazione come l'università riveste oggi un ruolo ancor più cruciale. La speranza è che nella nostra università si formino uomini capaci di sfidare nuovamente il mondo. Ma per fare questo ci vogliono maestri che sappiano indicare ai giovani nuove strade, nuove sfide, stimolarli, incoraggiarli e soprattutto assecondare il loro impulso a spingersi oltre, a tentare il nuovo e soprattutto a scommettere su se stessi, che è la condizione per un vero cambiamento. Il Politecnico è un luogo in cui ci sono i maestri. Non dimentichiamoci però, parliamo di ricerca, innovazione, parliamo di risorse. Sicuramente risorse Regione Lombardia ne ha messe, ma noi dobbiamo fare squadra, perché le risorse per la ricerca e l'innovazione le dobbiamo trovare in Europa. C'è una sfida prossima e futura, il progetto Horizon 2020, e qui il gioco di squadra è fondamentale, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista politico. Però prima di concludere, rivolgendo a tutti voi il mio augurio personale, del Presidente Maroni e di tutta la Giunta regionale, per l'anno accademico che oggi si apre, vorrei rinnovare il mio riconoscimento per un'istituzione, il riconoscimento di Regione Lombardia, che da 150 anni rappresenta una straordinaria risorsa per la città, per la Lombardia, per tutto il nostro paese e non solo. Il Politecnico infatti ha saputo costruire una cultura che lega scienza, tecnologia e arte, in cui nasce e si consolida quel rapporto ricerca-innovazione che ha fatto grande l'industria milanese e lombarda e non solo, e da cui scaturiscono i grandi maestri dell'architettura, non solo, del design industriale italiano e non solo. Un ingegno che si è messo dunque al servizio della città, una scienza che contribuisce al bene comune e che è riconosciuta in tutto il mondo. Questo servizio continuerà in maniera sempre più proficua e in questo caso Regione Lombardia, magnifico lettore, sarà sempre al fianco del Politecnico. Grazie.